Tecnologie innovative che si integrano nel tradizionale bastone bianco, fornendo per esempio informazioni vocali al non vedente su quello che lo circonda. Tutto ciò può risultare particolarmente utile in contesti di emergenza. Sono i bastoni LETI Smart, messi a punto da un esperto di elettronica ipovedente, che l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della Toscana ha donato alla Protezione Civile regionale per agevolare le persone fragili, in questo caso i non vedenti, durante le emergenze, quando vengono per esempio allestiti i campi di assistenza alla popolazione. Siccome io già da bambino smontavo televisori, mi divertivo con l'elettronica ed è sempre stata la mia passione, il mio lavoro, oggi che la microelettronica permette appunto di rispettare le caratteristiche di un bastone bianco, quindi di non inficiarne ergonomia e peso, ho pensato di scrivere questo progetto, ma ribaltando un po' i concetti che c'erano fino ad oggi, quindi non una navigazione, non una guida come si ha col GPS, con i beacon eccetera eccetera, ma semplicemente l'attivazione di un segnale acustico a distanza che sia posizionato nel punto in cui una persona deve arrivare, un po' come se qualcuno la chiamasse. Fuori dalle emergenze, LETI Smart aiuterà i ciechi e i ipovedenti a gestire i mezzi pubblici, i semafori assistiti, le situazioni di pericolo, i lavori in corso e a raggiungere in sicurezza i negozi e i punti di interesse. Il loro funzionamento è stato presentato all'auditorium della Protezione Civile regionale alla presenza dell'assessora Monia Monni. Un aiuto molto importante, una collaborazione importante, un progetto che nasce insieme, fianco a fianco, non per i non vedenti o per gli ipovedenti, ma insieme a loro. È una donazione che ci consentirà di avere campi base più inclusivi che possano aiutare ad essere più autonome anche le persone che hanno difficoltà in più, un progetto tecnologicamente avanzato perché la tecnologia ha anche aspetti molto positivi che possono aiutare le persone a conquistare una maggiore autonomia. Abbiamo proprio individuato questo bastone bianco che può aiutare le persone con disabilità visiva ma anche disabilità in genere a essere più autonomi e avere un po' di dignità e non dover chiedere sempre a qualcuno di essere accompagnato all'interno di un campo di protezione civile, già di per sé una cosa che viene da una disgrazia.